E ciao a tutti ragazzi, bentornati anche oggi qui nel canale. Oggi è una giornata meravigliosamente soleggiata, anche Leo vi saluta e siamo qui riuniti perché oggi vado a cambiare il cancello. Questo ragazzi è il cancello che finora mi avete visto utilizzare. Vedete, c'ha una prechiusura di un diciamo un perno che io prima chiudevo qui con un lucchetto, poi ho utilizzato queste due ellette qui per metterci un lucchetto da serranda, e questo qui appunto era il cancello che ho utilizzato fino adesso e che mi ha permesso di tenere Leo, diciamo, e le galline all'interno del podere. Purtroppo ragazzi, va bene che Leo riesce a stare dentro, ma il problema è che io non riesco a entrare col pick up. Quindi oggi ragazzi stiamo qui per allargare un pochino questo cancello, di quanto, diciamo, di circa 3 metri. Per semplificarmi la vita ragazzi, ho deciso di prendere una cosa già precostruita. Non è propriamente un cancello, ma sarà un cancello provvisorio. Ovviamente ragazzi, non è che si può vivere con cancelli rabattati. Allora, questa è una rete per cantieri, come la vedete. Così, questa qui la potete acquistare agli smorsi, ai Brigo, dove pare, oppure la potete rimediare. Io l'ho rimediata, quindi costo zero. È, come vedete, decentemente nuova, non ha grosse piegature, a parte qui e lì sopra, tipo è mezza dissaldata, però è fatta abbastanza bene. Questo sarà proprio l'anta, un'anta sola del mio cancello, che verrà posta qui fuori. Qui fuori, che verrà con l'apertura da lì verso, insomma, verso di me, e si parcheggerà là una volta tutta quanta aperta, e permetterà a me ovviamente di riuscire a entrare qui nella zona casetta con il pick up. Regà, è importantissimo entrare qui col pick up, perché dalle storie, chi mi segue su Instagram, anzi seguitemi su Instagram, ho comprato una betoniera nuova che è molto grande e ha bisogno anche quella di una rassettata, perché vabbè, il vecchio proprietario, veramente uno schifo, l'ha tenuta dentro col cemento, quindi ho dovuto spaccare tutto quanto il cemento dentro col martello pneumatico, e poi c'ha diversi buchi, quindi dovrò fare qualche puntino di saldatura e poi potrò utilizzarla dopo una bella ingrassata e un po' di verniciatura, tanto per abbellirla. Quindi raga, arrivare qui sopra è l'obiettivo, quindi arrivare livello casetta col pick up per scaricare il materiale, raga. Materiale che servirà appunto per iniziare a mettere le mani sulla casetta, e che, raga, non posso continuare a scaricare in quella mala maniera, tipo sabbia, tipo cemento, tipo ghiaia, e incollarmela tutta quanta cariola per cariola, perché diventa, diciamo, molto fastidioso e molto pesante. Ebbene ragazzi, questa è la bozza del mio cancello, quindi verrà più o meno così. Come vedete, ho messo degli spessori qua perché di là, come vedete, poggia sulla casetta, ma l'ho soltanto poggiata per farvelo vedere. Questo sarà il reticolo del mio cancello, che appunto, guardate come fa casca tutto, ma ci sei riuscito, è bravo sei. Dicevo, questa qui sarà la struttura del mio cancello, raga, perché ovviamente non posso tenerlo con questi gradoni, neanche lo posso tenere così alzato, perché come vedete il cane ci passa, e tanto più ci passano pure le galline dentro sti buchi. Quindi adesso andiamo appunto a creare la struttura. Io non butterò giù il vecchio cancello, ma soltanto adesso cercherò appunto di fare il cancello davanti a un cancello. Raga, non si muove manco, manco se lo piamo a picconate si muove. Bene, il mio trave è posizionato. Questa, come dicevo prima, sarà la battuta di appoggio del mio cancello. Adesso ragazzi vado a tagliare una delle due zampe, così che possa sormontare questa piccola risega. Dopodiché, spessorando dall'altra parte, vado a mettere il cancello, diciamo, in maniera lineare, così per averlo diciamo in bolla, dritto. Allora, così il cancello è posizionato. Ragazzi, non
ci facciamo ingannare dalle strutture vecchie, perché al momento, eccolo qui, è piuttosto in bolla. E adesso posso andare a posizionare questo palo. Perché questo palo? Questo, ragazzi, è l'esatto diametro del mio trave verticale, e questo qua, come vedete, ci va alla perfezione e permette quindi la rotazione, una volta pulito perché è pieno di schifo, permetterà appunto la rotazione, come vedete, del trave, e poi andremo a cementare questo palo in modo tale che rimanga ovviamente fermo. Poi ci andiamo a inventare qualcosa per sopra. Allora, ragazzi, ho posizionato due viti qua. A cosa mi servirà questo? Come per quel caso, quindi sono andato a vitarlo così al muro, lo andrò a vitare a questo muretto, questo travetto a questo muretto. Mi sono segnato, diciamo, posizionarlo, raga, scusate, ma per salire di Dio sto a fare, posizionandolo a questa maniera, leggermente sotto circa 2 cm, sono andato appunto a prendere la misura e lì andrò a mettere il primo stop per queste viti qua. Dopodiché metterò ovviamente anche la seconda e ci avrò un trave qui dietro, verticale sempre, che servirà appunto da tirante per quanto riguarda questa parte qui. Poi per il sopra, mano a mano che vado avanti, vi faccio vedere come creo la cerniera. E niente, vabbè, mo monto. Ok, raga, come vedete è posizionato il mio cancello. Oh, scusate, ma c'ho sempre gli spessori qua un po' precari. Adesso il mio cancello è messo. Che vi dico, adesso vorrei mettere un altro travetto come questo dall'altra parte, qualche spessore in mezzo in modo tale da creare una travona di legno. Poi sopra queste travi magari ci metto una, c'ho una scheggia nel dito, magari sopra queste travi ci vado a mettere appunto una sorta di mattonella, qualcosa insomma che lo copra dalla pioggia battente. Così verrebbe il mio cancello. Sono abbastanza soddisfatto, devo dare appunto 2 puntini qua de saldatura e una piegatina qui, ma tanto verrà ricoperto, raga, non temete. E niente, c'ho sta scheggia qua che mo me devo levare. Sì, ho fatto, anzi abbiamo fatto una leggera pausa pranzo. Adesso, finito il caffè, posso rimettermi a lavorare. Vi faccio vedere a che punto sono. E a qua in mezzo manco dirvelo. Lì ho dato una sistemata a parte bravetta e 2 taniche. Ma qua, raga, c'è star panico, guardate che roba. Mamma mia, devo dare una sistemata. Sì. Però, ragazzi, quello che ho fatto fuori sto facendo anche dentro. Adesso ho messo i 2 pali sopra a livello, mi sto aiutando con un morsetto e una palanca, ma li devo tenere se no si spostano, quindi è un po' difficile. Adesso metto il dritto e poi vado, già mi sono preparato i trapani, vado a perforare, già mi sono preparato pure la svasatura come vedete, vado a perforare e poi a fissare anche questa, perché faremo una sorta di colonna come vedete con diversi distanziatori all'interno in modo tale da rendere tutto molto più stabile. Eccoci qua, ragazzi, ho posizionato anche la seconda, che come ho detto qui in mezzo ci metterò qualche spessore, tanto per irrobustire il tutto metterò 2-3 spessori sempre della stessa grandezza, li vado a mettere così in dettaglio, e questo qui è il sopra che appunto collegherà, come vedete qui, visto che sotto ci dovremmo alzare di un altro centimetro buono. Adesso io do un paio di colpi di martello qui sopra, così da segnare il cerchio di sotto che devo andare a scavare. Devo scavarlo di circa 1-2 cm massimo. Vabbè, una sorta di pilastro. Vabbè, purtroppo, raga, io il ferro non ce l'avevo e l'ho fatto di legno, perché ripeto, questo è un cancello provvisorio, raga, ebbene sì. Poi capirete tutto quanto nei video a seguire, però eccola qua, la mia antina, insomma, ci sta, raga. Non si muove,
con due stop soli. Più ci devo mettere i traversi in mezzo, raga, questa diventa una trave blindata di legno. Va bene, adesso vado anche, magari me lo segno pure con una matita lì il ferro, e poi vado a fare un foro con la tazza. Ragazzi, invece di andare a toglierlo, il pernetto dentro, vedete, ho fatto proprio un circocentro in modo tale che entri perfettamente il cerchio del mio montante all'interno. Vado a provarlo perché secondo me potrebbe funzionare. Ovviamente io le scale non ce l'ho. Eccola qua. Allora, la vado prima a incastrare. Ci va perfetta proprio. Bello. E ora vado a avvitarla. Allora, questa è fatta. Lì sopra il perno è fatto. Adesso dobbiamo dedicarci al sotto. Adesso vado a rompere qui un po' di cementata che ho fatto sti giorni, insomma, che avete visto tutti quanti sul canale, e dopodiché posso andare a mettere appunto questo palo qui, eccolo. Questo sarà il perno di sotto che appunto permetterà anche questo la rotazione del cancello in questa maniera. Poi una volta bloccato anche sopra, il gioco è fatto, raga. Niente, vado a prendere il martello pneumatico che sta lì e lo collego. Bene, ragazzi, ho effettuato il buco qui. Ovviamente è una presa a male perché l'avevo appena, diciamo, cementato, però vabbè, mo lo ricemento, non è un problema. Sono manco 20 centimetri quadri, eh. Niente, adesso posiziono, come ho detto, questo, ma prima devo andarlo a pulire, prima di tagliarlo, devo pulirlo perché c'è un po' di residui di ferro, anche se a me quello che interessa è gli ultimi circa 10 centimetri, questa parte qui, che è quella che effettivamente entrerà nel mio cardine e permetterà appunto la rotazione del cancello stesso. Ragazzi, durante l'attesa appunto che tiri il cemento, mi so posizionato questi 1, 2 e infine 3. Questi tre appunto, raga, rendono la struttura veramente salda e va bene perché così riescono a fare appunto leva quando il cancello tira, quando è aperto, vedete? Quando è aperto, diciamo che il peso tende a tirare sulla montatura questa di legno, vedete? Sicuramente io adesso, se metto una livella lì sotto, lì sopra, scusate, il cancello sarà in pendenza da quella parte perché, raga, questo è alluminio, quindi tende a piegarsi, è normale. Voi direte, ma perché hai usato una cosa d'alluminio che si piega? Potevi prendere, potevi fare. Raga, è rimediata, è semplice, è rimediata, costo zero e adesso come adesso, una volta seccato il cemento, già sarà pronto all'utilizzo. Certo, è a 20 centimetri d'altezza da terra, quindi dovrò metterci qualcosa di sotto almeno per una metrata circa per non far scappare appunto le galline. Ma credo che la soluzione io ce l'ho già. Regà, costo veramente irrisorio. Qualche vite tra i travi di legno sono rimediati, l'ho trovati abbandonati. E questa la trovate ai cantieri tante volte che regalano pure, se no mi sembra che albrigo costi, che l'avevo vista anche a compra nuova, albrigo mi sembra costi 42 euro, quindi se proprio volete spenderli vi costa 42 euro il cancello. Ste viti, queste qua giganti che ho messo, ho comprato sempre albrigo, una di quelle bustine che riempite con tutte le viti che vi serve, di 10 euro, regà. Poi sabbia e cemento, una cofana di sabbia e cemento che sarà un quarto di sacchetto con un po' di cemento, costo totale 1,50 euro.
Il cancello è fatto. Questo sarebbe un cancello da pecore, perché le pecore non si infilano troppo sotto, le capre mi sa di sì, ma le pecore non mi sembra. Quindi se avete le pecore e volete fare un cancello così, ce lo potete fare. Niente, raga, mo aspetto un attimo che secchi il cemento, perché devo richiuderlo e appunto creare qualcosa per schermare tutti sti buchi, perché raga, da qua sotto soprattutto le galline ci passano, e anche il cane se si impegna, e lui su ste cose si impegna parecchio, devo dire. Vabbè, niente, aspettiamo. Allora ragazzi, per quanto riguarda la copertura appunto qui sottostante, per andare pure a schermare un pelino lì sotto, ho due strade. La prima è cementare. Cementare e fare appunto più cemento e salire da un bel po'. Ma raga, capite che è uno spreco di cemento. La seconda invece è utilizzare proprio queste qui. Con la sega appunto circolare, ecco qua, scusate, innanzitutto vado a tagliare mettendo la sega circolare proprio così, vedete? E mano a mano che vado avanti, questa taglia anche il ferro, ferri ovviamente piccoli, raga, chiodini, questi qua delle perline, e mi vado a creare appunto una struttura già composta, appunto, vedete, eccola qua, che poi potrò andare a vitare da qui, da questo muraletto, alla mia al mio cancello. Certo ragazzi, non posso avvitarlo dove voglio, perché giustamente non c'è niente qui in mezzo. Come vedete lì dietro c'ho delle perline lunghe 3 metri, spuntandole e facendo diciamo una striscia così, quindi con una perlina riesco a fare una riga qui in mezzo e una riga invece di sotto, perché sono da 3 metri, raga, questa pure è da 3 metri, quindi ci riesco con una sola perlina. Allora, adesso mi metto a tagliare tutte queste, ne ho una, due, tre e un'altra della 4, non a caso, E ce ne sono altre 5 pure là dietro, raga, perché sono sempre utili queste cose. Allora, vado appunto a tagliarmele tutte quante e creare appunto sta staccionata che poi andrò a avvitare su quelle perline, quindi poi andrò a vitare quella perlina sul cancello e poi queste strutture sulle perline montate. Ragazzi, la mia sega circolare ha chiesto una pausa. Che vuol dire? Vuol dire, raga, che praticamente le batterie sono comode, perché come avete visto posso fare qualsiasi tipo di lavoro da ogni parte. E il problema, ragazzi, è che hanno bisogno ovviamente di ricarica. Io già l'avevo utilizzata la scorsa volta per sistemare sopra il pollaio e oggi appunto mi hanno abbandonato tutte e tre. Più prima ci ho fatto i buchi ai muri, ci ho avvitato col martello, col avvitatore a percussione, raga, le ho sfruttate. In più ho usato anche il frullino per scartavetrà e per tagliare quella, vedete lì sopra, ci ho messo una tegola perché era carina. devo solo capire come bloccarla, però non ci sta male lì sopra con la tegola. Lui è sempre stanchissimo, ha lavorato troppo e se sta a riposare giustamente. Mentre aspetto che tutto quanto si carichi dentro, ne ho prelevata una di batteria che non era del tutto carica, ma che mi ha permesso di effettuare qualche taglio. Allora sono andato a crearmi questa paletta che andrò a mettere in centro alla rete in maniera verticale, così da fare sostegno verticale, perché mi sono reso conto, raga, che questa rete è 3,25, 3 metri e 25 centimetri, non è 3 metri. Quindi ho dovuto spezzare le perline, che adesso andrò a tagliare così, da 1 metro e 60 e spicci, 1 metro e 62 e mezzo, eccole qua. E dopo che l'ho tagliate,
posso levargli il dentino qui e i dentini dall'altra parte con il pialletto, eccolo lì, per terra. E queste qua appunto saranno le mie tavole orizzontali. Quella ovviamente è una metà che andrà poi attaccata alla parte verticale centrale. Stessa cosa come con questa, devo tagliarla a metà per farne uscire due. E devo anche ripeterla perché me ne servono quattro pezzi. Niente, vabbè, mettiamoci a lavorare. Ecco qui ragazzi, come vedete adesso è liscia sia da una parte che dall'altra. Allora adesso posso pensare o di spaccarla a metà o di usarla per intera, ma sinceramente mi sembra uno spreco usarla per intera, tanto questa non deve, diciamo, sorreggere, ma soltanto farci avvitare appunto i pezzetti. Quindi la spaccherò a metà più tardi. Adesso vado a farmi anche quest'altra. Ecco qua ragazzi, 4 travi, diciamo, piallati, non sono precisi al massimo, però vanno bene perché più o meno sono da 6 cm e riusciamo ad attaccarci bene addosso alla recinzione. Adesso andiamo a fissare il verticale, poi questi come orizzontali e poi andiamo a avvitare le nostre piattine. Ho tagliato le ultime tre lì sotto, qua inizia a toccare la prima, come vedete. Allora, tocca de brutto, ma perché là raga non è fissato. Allora lo devo alzare, eccola qua. Vabbè, funziona, è un bel cancello. Seppure lo devo tirare su lì, non me frega più di tanto. Adesso però, che sono le 7 di sera e me ne vado, metto qualche sostegno lì, cioè qualche rialzo, tipo questo da 3 cm, che è 1,5 cm, 1,5 cm, e di là vado a ricementare per tenere tutto quanto fermo e saldo la prossima volta. Ragazzi, il cancello è chiuso. Come vedete qui ci ho messo pure un puntello per tenerlo vicino, sotto ci ho messo qualche spessore in modo tale che sia un po' più rialzato, ma qui credo che vada un po' in salita, quindi già c'è sta un bel problema. Da sta parte ho messo qualche tavoletta e ci ho fatto questa bella gettata. Oh, domani si dovrebbe, diciamo, solidificare e essere pronta appunto per tenere fermo quel perno lì dietro. L'ho fatta bella livida in modo tale che si infilava dentro dove già ci stava, insomma. Che dire, fondamentalmente è un bel cancello, va riverniciato ancora meglio. Oggi bottino una 10ina di carciofi. Niente ragazzi, per oggi concludo, che devo anche scappare al lavoro,
che sono le 7:30. Prova del 9. Allora, ho saldato questa piattina qui, come vedete, e ho tolto l'angolare. Adesso Valerio, che salutiamo tutti quanti, farà la nostra valletta e vediamo come chiude. Oh sì, guardate che chiusura ermetica, non passa un filo d'aria, ragazzi, è perfetto. Guardate qua al millimetro. Però raga, l'importante è che si chiude. Adesso andiamo a fare la cerniera. Sei contento, Ale, che andiamo a fare la cerniera? Sì. Sì. Allora, per la chiusura utilizzeremo questo, che andrà impiantato in questo trave, e dovrò forare appunto il muraletto, questo qua di ferro, in modo tale da far uscire un pelino questo qui, per poi andare a mettere il lucchetto e non permettere più l'apertura. Ma ora vi faccio vedere come la faccio. Allora ragazzi, eccoci, ho creato questa scanalatura all'interno del mio murale. Adesso vado a chiudere, perché lì appunto ho messo questo cardine, questo occhiello, che si va a mettere precisamente lì, e poi col mio lucchettino, tac, la mia serratura, come vedete, è montata, e il mio cancello insieme a Valerio, che è in gabbia, sta tutto bello montato lì. Raga, ho dovuto dare una bella tagliata di sotto, come vedete, pure qui a queste qua, perché con un po' di sassolini in giro, visto che qua c'è un po' di robaccia, devo ancora pulire ovviamente, si andavano a incastrare tutti sotto il cancello. Ma adesso, come vedete, il cancello è, diciamo, a prova di cane e a prova di galline. Le galline né il cane riescono ad uscire. Ed eccoci qua, ragazzi, iniziano le belle giornate. Ieri è stata giornata pasquetta, appunto lunedì, e abbiamo fatto un po' baldoria. Comunque, mi sono attrezzato adesso con martello pneumatico e frullino, quello grosso, perché devo andare a togliere, bene sì raga, il vecchio cancello. Sì, sì. Cosa devo andare a fare quindi adesso? Prenderò il mio bel frullinone e vado a tagliare per dritto, così, questa parte qui a circa un paio di centimetri dal murale. E stessa cosa la farò di là. Forse mi tengo, ragazzi, vedete, alla linea del mattone, quindi io lascio questi 10 centimetri. Stessa cosa, dicevo, dovrò andare a fare anche da questa parte, quindi tagliare in giù e tagliare anche qua sopra, in modo tale che poi col martello pneumatico sono sicuro che non vibrerà il resto del muretto, e posso abbattere il mio cancello sia da questa parte che da quest'altra, anche se da questa parte, ragazzi, si muove tutto. Quindi vado prima a buttare giù questa. Questa, ragazzi, va tutta sul garetto. Ecco dove sono andati a finire tutti quanti i calcinacci. Ci ho fatto 5 metri di rampa. Mancano ancora gli ultimi 10 metri, sia di là, e qua ne mancano un po' di più, invece circa una quindicina. Niente, vabbè, continuiamo a lavorare. A parte che sono diventato sordo, forse era il caso che mi mettessi i tappi. Comunque ho tagliato quanto possibile pure dritto, se volevo di tutta, ma ci sono anche applicato, e ho lasciato, vedete, un palmo
di spazio tra la trave, questa qua di legno, e la fine del muretto. Non è un problema, perché tanto, ripeto, da qui a lì sono minimo 3 metri, ci gira ogni tipo di mezzo, ma capite bene che qua sopra non è che ci possono salire chissà che tipo di mezzi, ci potranno salire soltanto, diciamo, dei furgoncini, o io col pick up, o le macchine, insomma. No, butta giù pure questa, dai. Sì. E quindi... niente, raga, per quanto sia stato delicato, purtroppo è successo, si è crepato il muro, mannaggia, già, non so che dire, in breve, come lo muovo, va a finire che cade. Allora adesso mi rimane da lasciarlo soltanto così. Allora, guardate che, cioè, ho dato un colpo qui a questa, che come vedete non è attaccata a nulla, praticamente con le vibrazioni ha spaccato tutto quanto. Raga, lo sapete, io vi mostro sia quando faccio le cose fatte bene, purtroppo quando le cose non vanno bene, e questa è una di quelle. Vabbè, tornerò domani. Ragazzi, mi sono messo a fare sta bella buca, è circa 15 cm di profondità, 15 in larghezza, 15 in altezza. Perché sto lavoraccio col martello pneumatico? Perché oltretutto là è tutto duro, c'è sta un po' di gettata, tipo la casetta, insomma. Perché, ragazzi, io ho trovato questa, è una putrella. Per chi se lo ricordasse, questa putrella dallo scorso video della fondamenta numero 3, quindi dello scavo della fondamenta numero 3, ho trovato appunto sta putrella, e se vedete è alta anche giusto per essere appunto messa là come cardine. Raga, quanto mi rode che mi è crollato il muro, non ci avete manco idea. Comunque, nella mia sfortuna, appunto, c'è un pochino di fortuna. Ma questa, così com'è, papale, la vado a mettere là dentro e la vado a cementare magari con dei picchetti di ferro che là nel buttare giù il muro qui. Eccoli qua, vedete, ce ne sono diversi, tutti sti ferri, appunto, ci faccio qualcosa, li metto un po' così e farò anche 15-20 cm sopra, appunto, questa gettata, aiutandomi con un po' di legno, insomma, e farò tutta sta roba che non mandava per niente da fare, che vi giuro non mandava. Allora, ci siamo, l'ho messa in bolla, eccola qua, l'ho fermata, vedete, con un paletto. Quindi è dritta sia da questa parte che da questa parte. Adesso, come vi faccio pure vedere, ho creato sta gabbietta così, sono circa 15 cm. Vado a mettere qualche palanchetta e faccio sta piccola gettatina. Ragazzi, eccoci qua all'alba del nuovo giorno, le 9, l'alba. E ho appunto aspettato che seccasse tutto quanto, adesso vado a togliere i legni d'armatura, d'armamento, come si chiamano, e andiamo a levare pure questa qua che tanto ormai è andata. Per non complicarmi troppo la vita, vado a posizionare il cancello in posizione appunto di chiusura, in modo tale che mi rimanga quanto più dritto possibile. Ovviamente poi con la livella vado a guardare il tutto. Ragazzi, sono andato un po' più cauto stavolta, visto che non ha retto quel coso. Questo è un tubo innocente da mezzo centimetro. Vado a saldare questo alla putrella in orizzontale, poi a misura che mi serve vado a saldare questo qua, che ho visto che entra perfettamente il mio muraletto là sopra. Forse era meglio farlo, che lo facevo prima, però ho provato, insomma, a fare, diciamo, tutto con cose un po' più piccoline, ma a quanto pare serviva qualcosa un po' più di robusto. Siamo, raga, speriamo soltanto che, io, sapete, non sono un gran saldatore, ma che provo. Allora, qui essere in bolla, anche di qua,
Oh, proviamo. Qui ci ho messo un cappetto. Allora, apro, Allora, tocca un po' qui, vabbè, posso rifilarlo. Vediamo se gira. Allora, a girare gira. Aprirsi si apre. Sono soddisfatto, eh. Certo, prima si apriva meglio, però anche adesso fa il suo lavoro. Allora ragazzi, prova del 9 in chiusura. Sicuramente dovrò accorciare qualcosina qui sotto, perché tocca. Guardate, ora faccio vedere fino a dove tocca. Lo spingo così con un dito, eh. Chiudersi si chiude, anzi si chiude anche da sé. Vedete, tocca. Vabbè, non è poi la fine del mondo. Devo tagliare un pezzetto là di legno, così, e fino a, diciamo, la punta qui. Anzi, mi sono accorto pure che nel chiudere questo qui, il muraletto dietro, tocca il cemento laterale, quindi me lo rifilo e facciamo chiusura. Ecco il cancello finito. Ah no, scusate, come dicevo, io e Leo abbiamo tagliato, abbiamo fatto lo termine tecnico per dire che abbiamo levato un pochino. Guardate, lui si appoggia sempre, guardate, c'è 50 kg di cane che mi spinge sulla discesa. Allora, andiamo a fare la prova del 9. Lo chiudiamo così con un ditino. Eccolo, ho riscontrato con un pochino la putrella si piega, ora vi faccio vedere pure. Guardate, non tocca e arriva qua. Guardate, tac. La cosa buona è che se sto all'interno e voglio chiudere il cancello, pure rima, mi basta prenderlo da qui, tirarlo un pezzetto su e si chiude. Vedete? Bello, eh? Bello? Ti piace? A lui piace. Allora, sono andato a vedere appunto che quando apro il cancello tende un po' a flettere questo, ed ecco perché appunto l'avete visto che è più basso, ma comunque regge. Ovvio ragazzi, non è un cancello automatico, non è un cancello di una villa, non è un cancello né niente. Adesso è soltanto un cancello che tiene dentro le galline. Quindi mi sono anche dilungato troppo ragazzi. Eccolo qua comunque il cancello. Riesco finalmente a salire fin sopra col pick up. Ma leviamo se sto sfizio. Ragazzi, come vedete, finalmente sono riuscito a salire fin qua col pick up. Questa è una grande, grande novità, perché mi aiuterà appunto a effettuare alcuni tipi di lavori, cioè il semplice scarico dei materiali potrà venire qui piuttosto che sotto e portare tutto qui, diciamo a livello casetta. Sono veramente veramente contento del cancello, anzi lo chiudo prima che mescono le galline. Eccolo qua, come ho detto, per la chiusura devo alzarlo di pochi centimetri e tutto funziona ragazzi, cioè non pesa niente. È perfetto per il punto di vista, appunto, per non far uscire il cane e le galline. È utile perché mi permette, appunto, come dicevo prima, di entrare qui a livello casetta col pick up. Ragazzi, i lavori stanno andando avanti e sta procedendo tutto bene. Anche oggi mi è venuto un'altra persona a fare l'ennesimo preventivo per alcuni altri lavori che dovrò fare, perché oltre appunto al cancello, all'orto, a tutto quanto quello che avete visto, ci sono tanti progetti qui a Podere che appunto dovrò fare. Ragazzi, il video termina qui, è arrivato anche Leo a farvi un saluto.
se gli argomenti di questo canale vi piacciono, iscrivetevi subito al canale e mettete un bel mi piace, appunto, se il video vi è piaciuto. Inoltre vi consiglio anche di iscrivervi sul canale Instagram Daniele Faccio Cose, così per rimanere sempre aggiornati su ogni mia lavorazione. Un saluto a tutti e alla prossima, ciao!